Per viaggiare come codice avventura bisogna avere autoparticolari. Adesso spalancate le vostre pupille. C'è da vedere. City Car. Quando mi presentavo da un concessionario per chiedere informazioni sul mio prossimo acquisto di auto, tutti si facevano in quattro per dirottarmi nel settore delle auto da città. Per forza una donna, giovane, che può volere di più? Invece no, i tempi delle casalinghe sono tramontati, si fa così fatica ad accorgersene. La mia nuova Citroen C5, altro che City Car, è la centrale operativa da cui organizzo ogni giorno della mia complicata esistenza, 365 giorni all'anno. Posso esagerare? Questa Tourer ha cambiato la mia vita. L'ha cambiata sotto il profilo del mio status. Posso vestire jeans o griffato elegante. Ma quando mi presento con questo biglietto da visita, la mia posizione nella graduatoria sociale sale di grado. Io sono greca. Sento nell'aria il profumo della resina e delle alghe. Mi inebrio di colori. Quel verde dei cipressi, degli olivi e dei pini possiede una gradazione di sfumature che solo qui appaiono, contemporaneamente, forti e vellutate. Il primo viaggio con la mia nuova Citroen all'origine della mia gente. Ad Olimpia è sempre clamoroso l'impatto con la bellezza classica. I canoni perfetti delle colonne, le proporzioni morbide di un marmo femminile, le masse muscolari di un atleta si collocano su un pentagramma di valori che abbraccia ogni sfumatura della proporzione e della matematica armonia dell'arte vera. Mi incanta l'elmo votivo di Milziade, proprio quello indossato nella battaglia di Maratona. L'elmo votivo di Milziade. Il suo diventa il mio. Torna il palcoscenico delle strade. Si snodano a mezza costa, davanti ad un mare incontaminato. Incastonati nel blu cobalto, giacciono da 600 anni i navigli affondati nel corso della battaglia di Navarino. Uno spettacolo da non mancare. Dal bagagliaio, 2 metri cubi se viaggio da sola, posso estrarre al momento giusto, come in un gioco di prestigio, l'attrezzatura sub. Se sono in Grecia, giubbetto e bombole sono sempre a seguito. Fare con improvvisati amici locali e subito disponibili ad accogliermi ad un'immersione nella baia di Navarino.